Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Raga, oggi sono qui perché voglio provare con voi una novità fresca fresca di un ristorante. Si può chiamare ristorante? Penso di sì, comunque di un posto che offre un servizio di ristorazione. Quanto sono contenta quando i locali propongono delle novità vegane e magari le lasciano anche poi nel menu, perché a volte fanno queste cose. Sì, ok, offriamo il panino, il toast, la cosa vegana, ma solo per un mese. Perché amo? Perché lascia la dannazione? Noi non siamo vegani solo per un mese, abbiamo bisogno dei vostri prodotti. Siccome questo posto non si trova proprio vicinissimo a me da poterlo raggiungere comodamente, farò in modo che il prodotto arrivi da me invece che io da lui, utilizzando ovviamente un'app di delivery. Ma di cosa sto parlando? Oggi andremo a provare la nuovissima piadina vegana della Piadineria, che onestamente è un posto che a me piace molto, ovvio. Si tratta di un franchising, quindi la qualità della piadina non può essere come andarsela a mangiare a Rimini, grazie, ovvio, però devo dire che a me è sempre piaciuta molto. Però riuscire a comporre una piadina vegana, sì, si poteva fare perché le verdure ci sono, però sempre un po' triste, un po' povera. Ho letteralmente urlato quando ho saputo di questa novità. La piadina in questione si chiama la Super Green, viene fatta nel formato rotolo e gli ingredienti sono straccetti vegetali, lattuga, pomodoro, maionese vegana e impasto Khorasan incluso, che non ho idea di cosa sia. Devo dire che mi ispira molto perché si tratta appunto di una piadina vegana con un po' di ingredienti interessanti. Quindi non le solite verdurine, insalatina, fine ciao. Abbiamo la maionese vegana, abbiamo gli straccetti vegetali. Sono super in hype. Ho già fatto il mio ordine, aspettiamo che arrivi e mangiamo. Arrivata! Un'ora e mezza di attesa e hanno pure dimenticato le bibite. Partiamo benissimo, signori, benissimo. In questo sacchettino delle meraviglie c'è la nostra piadina vegana. Speriamo che questa lunga attesa ne valga perlomeno la pena. Allora, già percepisco che è gelida. Forse vagamente c'è piadina sotto, ma vagamente. Quindi così è come si presenta. Intravedo già all'interno i nostri straccettini. Si vedono? Si vedono? Si percepiscono? Non so cosa sto inquadrando. Andiamo con l'assaggio perché sto morendo di fame dopo un'ora e mezza. Buon appetito! Bella gelida! Rinfrescante, oserei dire. Per ora percepisco soltanto una specie di speziatura, cioè tipo delle erbe aromatiche che penso siano il condimento degli straccetti vegetali. Andiamo più avanti, per ora ancora non mi esprimo. Non sembra male. Secondo me il fatto che sia così fredda comunque va a incidere molto sul gusto generico della piadina, perché diventa tutto un po' stopposo, un po' non lo so, però il gusto non sembra male. Avrei forse abbondato con la maionese, perché sembra un po' secchina, però ripeto, anche perché è fredda. Questi straccetti che vorrei andare a recuperare e vederli meglio, eccoli qua. Questi straccetti sembrano molto tipo fake pollo, non sono male, assaggiamoli così. Sono strabuoni. Belli aromatizzati, forse anche vagamente piccantini. Non capisco, c'è una nota un po' piccantina, ma non so se è da pepe o da peperoncino, forse più pepe. No raga, non è affatto male secondo me. Diciamo che certamente non si sono sprecati con il condimento. Cioè è un po' vuotina, non so se notate. Se la mettiamo a confronto con l'immagine che c'era sull'app quando l'ho ordinata, non c'è proprio una somiglianza tra le due. Comunque questa parte è vagamente caldina e già la situazione sta migliorando. Trovo un po' inutile la scelta del pomodoro, non sa letteralmente di niente, anche perché siamo fuori stagione, quindi ovviamente non è che abbia tutto questo sapore. Quindi di base si sente tantissimo questo pollo, chiamiamolo così, perché è fortemente aromatico. Si sente la lattuga, che dovrebbe essere un iceberg, quindi comunque il sapore è abbastanza presente. Pomodoro non pervenuto, maionese, dov'è? Me l'avete messa? Perché io non la sto percependo. Abbondiamo un po' con gli ingredienti, che vi costa dannazione? Comunque si tratta di una piadina che non costa neanche poco, 9 euro e qualcosa. Sicuramente il prezzo è anche un po' elevato, dato dal fatto che ci sono gli straccetti vegetali, che senza ombra di dubbio aumentano appunto il prezzo della piadina stessa. L'impasto mi piace, c'era quella cosa strana, tipo impasto coronoshwer, compreso. Non so cosa cambi dall'impasto che usano generalmente, però mi sembra buono come sempre. Diciamo che in generale è buona, mi piace e sicuramente la riprenderò quando mi capiterà di andare alla piadineria o ordinare online. Sono contentissima che ci sia una nuova proposta vegana in un locale, questa cosa l'apprezzo sempre tantissimo. E sono contenta che sia una proposta tra l'altro non banale, quindi con qualcosa anche di un po' più interessante, straccetti vegetali, cose. C'è sempre un margine di miglioramento, però comunque non facciamo i criticoni. La cosa che mi sta preoccupando è che sono praticamente a metà piadina e non so se mi sazierà sinceramente.
Anche perché ormai l'ho ordinata cosa? Quasi 2 ore fa. Sono scannata dalla fame. Sono le 3:50? Le 3:50 del pomeriggio, raga, ma scherziamo? Dubito seriamente che mi sazierà questa cosa. E generalmente io mi sazio con le piadine della piadineria. Però diciamo c'è stato un po' di contrattempi che non hanno aiutato. L'ho sentita adesso la maionese. Dopo metà piadina ho sentito il gusto della maionese. Buona tra l'altro, molto limonosa, mi è piaciuta. Però perché metterne così poca? Sarà che io sono proprio team abbondiamo con le salse. Però boh raga, cioè non... Dov'è? Cioè ve la sto anche aprendo, la vedete? Si percepisce anche solo guardandola che non c'è sta maionese, pochissima, un velo, un velissimo. Però almeno sono stati abbastanza generosi con gli straccetti, questo è da dire. Volendo dare un po' di voti direi gusto voto 7,5. Un buon gusto, ma si sentono soltanto 2 elementi su tutti quelli che ci sono. Quindi possiamo migliorare, possiamo far meglio di così. Voto prezzo, io direi comunque anche qui un 7, perché è vero costicchia, ma secondo me questi straccetti vegetali costano effettivamente, quindi c'è da considerare quello. Il resto poi sono ingredienti abbastanza easy, facilmente reperibili, quindi secondo me il prezzo non è esagerato. Voto servizio 4, perché veramente cioè, a parte l'ora e mezza di attesa, ma in più pure senza bibite, pronto? No, assolutamente 4, anche 3. E in più mi fai pure mangiare freddo, quindi assolutamente bocciato. Voto idea 10, perché sono contentissima che propongano novità vegane. Voto generale, direi 6,5-7. Buono il gusto, ma da rivedere tante cose. Ovviamente se voi l'avete già provata fatemi assolutamente sapere cosa ne pensate. Se io l'avessi mangiata direttamente sul posto probabilmente la mia esperienza sarebbe stata diversa, quindi anche la mia conclusione finale sarebbe stata diversa. Infatti appena avrò l'occasione di andare proprio nel locale a provarla lo farò assolutamente. Però come sempre sono molto curiosa di sapere anche la vostra opinione a riguardo. Fatemelo sapere nei commenti. Adesso che sono giunta praticamente alla fine di questa piadina vi posso anche dire a livello di sazietà cosa ne penso. Non sto morendo di fame, comunque il suo un po' l'ha fatto. C'è anche da dire che facendo il video mi fermo, parlo, passa il tempo, quindi ovviamente mangiando lentamente mi sento anche più sazia prima. Questo non significa che sono piena da dire ah ok che bello, ci sarebbe stato ancora qualcosina. Infatti mi sa che dopo mi mangio un dolcino consolatorio. Ultimo boccone e l'abbiamo finita. Quindi amici miei, poteva andare meglio ma poteva anche andare peggio. Prima di salutarci scegliamo un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti e l'hashtag della fine potrebbe essere... Ce l'ho raga, facciamo hashtag dai, perché mi viene da dire un po' questo. Un po' rassegnata dico dai, che ce dobbiamo fare? È andata così, quindi hashtag dai, scrivetelo qui sotto nei commenti. Io sono sempre in trepidante attesa di locali che lanciano prodotti vegani e ogni volta che avrò la possibilità li proverò insieme a voi e li recensirò per dirvi un po' cosa ne penso. Io vi saluto e vi ricordo che in descrizione vi lascio tutti i link di tutti i miei social, così se vi va potete seguirmi anche lì. Vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!